Accesso consentito. Jensen? Cosa ci fai qui? Lo sai benissimo perché sono qui, Tyndall. Voglio il filmato di Carella. Non so di cosa parli. Sono il capo della sicurezza delle industrie Sarif. Credi che non mi sarei accorto di quel filmato di sicurezza? Niente cazzate. Merda. Senti, Jensen, non volevo che finisse così. Non sono una persona cattiva. Mi spiace per Carella, sul serio. Ma a volte per una buona causa è necessario sporcarsi le mani. Oh, e quale sarebbe questa buona causa? Oh, capisco. Credi che stia vendendo la neuropozzina? So benissimo che può sembrare così, specialmente a un ex poliziotto. Ma credimi, a volte l'apparenza inganna. Non la vendo, la regalo. La regali? A chi? Ai bisognosi. Credi che tutti si potenzino per scelta? No, le disgrazie accadono. E poi? Poi sei costretto a drogarti per il resto della vita. E quella roba costa parecchio. Ma che altro puoi fare? Senza la droga muori. Sindrome di rigetto, dolori devastanti. Non è giusto. Quindi ho fatto l'unica cosa da fare. Sono intervenuto. Tanto di cappello. Ma un ricatto rimane un ricatto. Carella vuole uscirne e io sono qui per dargli una mano. Questa storia sta diventando fin troppo complicata. Ho perfino due spacciatori locali alle calcagna convinti che il mio filantropismo stia minando i loro profitti. Fosse solo quello il tuo problema. Un cliente armato ti stava aspettando nel tuo appartamento. Scusa? Nel mio appartamento? L'avranno mandato gli spacciatori. Facciamo così. Al cliente ci penso dopo. Occupati degli spacciatori e il filmato è tuo. Ok, ti aiuterò. Ma meglio per te se non mi prendi in giro. Mi dai fin troppo credito, Jensen. Sono un tecnico della sicurezza, non un gangster incallito. I due spacciatori si chiamano PG e BK. Bazzicano il vicolo vicino al campo da basket. Tu assicurati che non mi diano più fastidio. Affare fatto. Senti, te l'ho detto. Se vuoi che ti passi il filmato, devi prima levarmi dal groppone quei due spacciatori. Senti, te l'ho detto. Se vuoi che ti passi il filmato, devi prima levarmi dal groppone quei due spacciatori. Ho sistemato gli spacciatori. Dammi quel filmato. Grazie, Jensen. Senti, so che l'hai fatto per convenienza, ma ciononostante mi hai salvato le chiappe. Ecco il filmato. Senti, Tyndall, so che stai tentando di fare la cosa giusta, ma dobbiamo agire secondo le regole, altrimenti semineremo il caos. Ti metterò in contatto con qualcuno all'interno della ditta. Forse riusciranno a procurarti la neuropozzina per la gente che ne ha bisogno. Lo faresti davvero? Wow. Non me lo sarei mai aspettato da te, Jensen. Lo apprezzo veramente. Di a Carella che mi dispiace. Grazie, Jensen. Ti avevo giudicato male. Che ti serve?
sempre un piacere. L'hai già preso? Adam, per favore, devi assolutamente recuperare quel filmato. Ho recuperato il filmato. Mi devi un favore, Tim. Puoi dirlo forte, Jensen. Insomma, grazie mille. Mi hai salvato la vita. Sentimi, sono impossessato di un modulo militare. Non è molto, ma forse potrebbe tornarti comodo. Senti, lo so che stavi agendo a fin di bene e lo rispetto, ma devi muoverti secondo le regole. La prossima volta potresti non essere altrettanto fortunato. Sì, hai ragione, Adam. Lo so che hai ragione. Senti, grazie di nuovo. Sei proprio sexy. Ma finiscila. Adam, hai recuperato l'hub neurale? Mi sta chiedendo di commettere un furto, signore. Dentro una stazione di polizia. Ci vorrà un po'. Capisco, ma se non riesci a convincere gli uomini all'entrata, ti conviene cercare un'altra strada. Sul retro o dal tetto. L'attacco frontale deve essere l'ultima spiaggia. Accesso consentito. Thank you.
Accesso consentito. Accesso consentito. Accesso consentito. Accesso consentito. Ho appena terminato una telefonata con una madre in Florida che ha confermato ciò che la maggior parte di noi già sapeva, ma voglio condividere.